Ciao a tutti, sono Garagiro, questa è una nuova video recensione. Stiamo parlando delle Sage Figuarts di Son Goku in edizione limitata, Event Exclusive Color Edition, che sarà in vendita fra qualche giorno a Lucca Comics. Quindi, bando alle ciance, sigla! Partiamo subito dall'analisi della confezione. Come di consueto per le ultime edizioni limitate, queste Event Exclusive Color Edition, la grafica appare in bicromatica, quindi abbiamo il disegno del personaggio in due colori, in questo caso il nero e il viola a contrasto, con la solita finestra nella confezione che ci lascia intravedere la figure e i suoi accessori, i vari loghi Bandai Tamashii Nations, il logo di qualità che certifica il prodotto come originale. Vediamo il fianco in retro con alcune pose e parti intercambiabili possibili, insomma, da realizzare. Il fianco alto e basso, quindi apriamo la confezione e vediamo cosa andremo a trovare. Eccolo qua, il blister è molto semplice rispetto alla vecchia edizione, anche perché non ci sono accessori come la Nuvola Quinto o Onde Kamehameha. Quello che troverete è semplicemente questo. Quindi andiamo ad aprire il blister e ad analizzare il contenuto. Eccola qua. Allora, la figure è veramente molto piccolina, poiché ritrae Goku nei primi istanti, come lo vediamo appunto nella serie animata. La divisa è quella viola semplice, non è quella arancione del maestro Muten, e possiamo vedere innanzitutto la stabilità e la posabilità è la stessa a cui ormai siamo abituati da tempo per questo tipo di linea. E vediamo un attimo gli accessori. Diversi volti intercambiabili. Facciamo focus. Eccolo qua. Oh, abbiamo diversi volti intercambiabili. Uno è questo. Poi abbiamo questo qua. Eccolo, simpaticissimo. Abbiamo il bastone di Goku, versione così, ma anche in versione allungata, insomma, come la vecchia edizione, insomma, come la vecchia edizione già rilasciata. Sono ben due code, una è questa, l'altra è questa, proprio come l'edizione già rilasciata, quindi sono le stesse identiche, e diverse set di mani. Quindi ripetiamo, abbiamo 1, 2, 3, insomma 5 o 6 paia di mani, tra cui questa, due per tipo, una mano, ecco, faccio prima così, un paio di mani aperte, come questa. Un paio di mani che servono per impugnare il bastone. Mani a simbolo della vittoria. Eccole qua. Mani aperte a taglio. E per finire queste mani qui che sono la classica impostazione da battaglia che utilizza di solito Goku. Andiamo un attimo a vedere come cambiare uno dei volti e poi proviamo la posabilità della figura. Ok, dato che il personaggio è molto piccolo, ho abbassato leggermente la visuale. Allora, vediamo innanzitutto come si cambia un volto. È semplicissimo, basta rimuovere questa parte dei capelli, si rimuove il volto che è semplicemente a incastro. E si va ad inserire quello che ci interessa. Poi si richiude di nuovo la capigliatura ed ecco qua Goku in questa espressione simpaticissima. Allora proviamo a cambiare anche una mano, quindi si stacca.
semplicemente si sceglie la mano corretta e si inserisce. Poi mettiamogli anche la coda, questa qua la più semplice, la coda ha un inserto qua sul retro, chiaramente, semplicemente incastro, eccolo qua. Ovviamente è possibile inserire anche il bastone, questo qui, però bisogna rimuovere la testa, si infila in questo modo e poi si reinserisce la testa, tutta la coda, la rimettiamo, nessun problema. Oh, ovviamente la coda in questi casi aiuta anche nella stabilità, che di solito è buona, però dà una mano in più. Come vedete la figura è molto simpatica e ci si può sbizzarrire veramente in tanti modi. Ottima posabilità degli arti inferiori, che possiamo posizionare come preferiamo, e possiamo muovere ovviamente la caviglia, la punta del piede, abbiamo posabilità anche del busto, doppio snodo, rotazione, torsione, tutti i movimenti che possiamo replicare come preferiamo. Un'ottima mobilità anche delle braccia, della testa, che però non può muovere il collo, possiamo muovere solamente la testa dalla parte superiore in su, la parte inferiore è fissa. Quindi fondamentalmente è un'ottima figure con delle piccole limitazioni dovute alla dimensione stessa della figure, quindi non possiamo paragonarle a quelle della Goku Super Saiyan God, per esempio, che è super posabile, ma anche questo ha un'elevata dose di posabilità. Allora, se vi interessa questa figure, la troverete in fiera a Lucca Comics dai ragazzi di Cosmic Group nel loro padiglione, quindi ci saranno copie garantite per ogni giornata dell'evento fieristico, quindi non abbiate paura se non la trovate il primo giorno, la potrete trovare anche gli altri giorni successivi. Da Garaghir è tutto, arrivederci alla prossima video recensione, ciao!